A Carmagnola, i carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno denunciato un marocchino e un romeno di 29 e 45 anni, entrambi del luogo, per rapina, furto, danneggiamento e guida senza patente. I carabinieri sono intervenuti su un incidente stradale in cui una Lancia Musa si era schiantata contro un palo della luce e il conducente era rimasto incastrato nell'abitacolo. È stato accertato che il conducente dell'auto, un marocchino sprovvisto di patente di guida e sotto l'effetto dell'alcol, con un complice rumeno poco prima aveva avvicinato un operaio che stava acquistando delle sigarette da un distributore e dopo averlo minacciato si era fatto consegnare il pacchetto. Nel frattempo un amico del rapinato che attendeva in macchina è scappato a piedi per lo spavento e ha lasciato la vettura con le chiavi inserite. I due ladri hanno approfittato della situazione per rubare la vettura con la quale successivamente si sono schiantati contro il palo della luce. Per i due stranieri, oltre alla denuncia penale, sono scattate anche le sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa anti-Covid.